L'Uvidiano Sulmona travolge il Tagliacozzo e consolida la prima posizione in classifica allo stadio Luca Poggi. I biancorossi dominano e rifilano 4 reti ai marsicani in una gara mai messa in discussione. Assente Tato per squalifica, il tecnico dei sulmonesi di Corcia propone Ignazio Rossi come terminale offensivo insieme a Carosone, mentre parte dalla panchina il nuovo innesto spagnolo Chico Diaz, che nella ripresa realizzerà la doppietta. Di Corcia inoltre impiega dal primo minuto l'argentino Castelli. Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa del padre del secondo portiere del Tagliacozzo, Mirko Ruggeri. La capolista parte subito all'attacco provando alcuni tentativi con Carosone. Al secondo con una conclusione che termina in out e 2 minuti dopo Malazione in fuorigioco. Ancora Carosone che si porta al tiro dopo una respinta di Di Rocco e poi con un colpo di testa che si spegne in out. Al quarto d'ora conclude dalla distanza Ramos Sanchez, para Oddi. Continua il pressing degli ospiti alla ricerca del gol che non tarderà ad arrivare. Al 25esimo ci prova Del Gizzi su suggerimento di Safon. Alla mezz'ora esatta l'Ovidiana Sulmona passa in vantaggio, punizione di Del Gizzi e sulla respinta di Oddi spedisce rete Pelino per l'1-0. Il gol premia gli sforzi dei ragazzi di Corcia che troveranno subito il raddoppio, ma prima c'è una punizione insidiosa di Ramos Sanchez che trova pronto il classe 2004 Matteo Oddi che devia in corner. Sugli sviluppi il Sulmona raddoppia con l'argentino Castello che controlla e tira con la palla che si insacca all'angolo basso alla sinistra del portiere, 2-0 per l'Ovidiana Sulmona. Al 37esimo il giovane portiere marsicano si supera opponendosi ad una conclusione ravvicinata di Safon. Un minuto dopo Oddi para anche una conclusione di Castello. Una punizione di Del Gizzi terminata in out e l'ultimo sussulto del primo tempo. La ripresa parte con un cambio. Il tecnico del Tagliacozzo, Stefano Mazzei, inserisce Paolucci al posto di Occhi Grossi. Primi tentativi dei padroni di casa con una conclusione dalla distanza di Sefgini e poi con secondo servito da un cross di Valente. Al 7° si distingue ancora Oddi. Rossi non è incisivo sotto porta ed il pallone viene conquistato dall'estremo difensore. All'11° Rossi lascia il campo e fa il suo esordio la punta spagnola Chico Diaz. L'Ovidiana Sulmona resta poi in 10, fallo di Falce su Torturo e il difensore sulmonese viene espulso per doppio giallo. Prova a salire in cattedra Diaz, giallonardo manda in profondità, lo spagnolo controlla e conclude con una rovesciata parata senza problemi da Oddi. Al 31esimo Diaz porta a 3 le marcature dell'Ovidiano Sulmona. A fornire l'assist è sempre Giallonardo che fa un gran lavoro partendo da centrocampo. Segue lo scambio con lo spagnolo che trafigge Oddi per il 3-0. Primo gol in biancorosso per lui dopo soli 20 minuti giocati. Al 33esimo resta in 10 anche il Tagliacozzo per l'espulsione di Di Flauro dopo la seconda ammonizione in seguito ad un fallo su Diaz. Ristabilita la parità numerica, l'Ovidiano Sulmone incrementa il punteggio e mette nuovamente il sigillo vincente Chico Diaz che spedisce rete di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo bagnando così l'esordio con una doppietta. 4-0 per i biancorossi. Al 43esimo Oddi si oppone ad una punizione di Di Ciccio. Negli ultimi tentativi di Marco Ovidiana ci prova Coletti in 2 circostanze. Finisce la partita con l'Ovidiana Sulmona che porta a casa un altro prezioso risultato al cospetto di un Tagliacozzo volenteroso che però nulla ha potuto contro la capolista. Aldo Di Corcia, un ritorno importante al successo dopo la lunga sosta, 4-0 oggi a Tagliacozzo, quindi prova importante della tua squadra che consolida il primato in classifica. Oggi cosa ti senti di dire? Una partita mai messa in discussione? No, sono contento per la partita che abbiamo fatto i ragazzi, era difficile ripartire dopo tanto tempo. E volevo questo, nel senso di ritrovare la squadra e ricominciare a giocare le partite.
perché è importante ricominciare a giocare, cominciare a sentire il campo per poter affrontare il giro di ritorno con più cattiveria. Ecco, hai dato fiducia dall'inizio a Castello, che ha giocato per la prima volta dal primo minuto, Castello in gol, poi la doppietta del nuovo innesto spagnolo Diaz, quindi numeri importanti, e soprattutto questo evidenzia le scelte giuste che ha fatto la società nel prendere questi giocatori. Sì, sì, sono giocatori importanti, sono stati presi perché ci devono dare una grossa mano, quindi sono contento per Castello e per il nuovo arrivato che hanno fatto gol, e quindi adesso c'è da lavorare tanto. Ecco, come hai già detto, vi siete allenati tanto in questo periodo di stop per arrivare nel pieno della forma alla ripresa del campionato, e oggi si è visto. Sì, sì, ci siamo allenati anche nelle tante difficoltà per questa epidemia, e quindi abbiamo svolto la maggior parte degli allenamenti con una buona rosa. Abbiamo ancora qualche difficoltà, oggi ho cercato di fare tutti i cambi per dare un po' di minuti quasi a tutti, e c'è da lavorare tanto ancora. Ovviamente questo risultato, il 4-0, adesso non deve illudere, perché il campionato è ancora lungo e presenta tante difficoltà. No, questo non... adesso mettiamo un punto, pensiamo già alla prossima partita, le difficoltà saranno tante, chi ci sta dietro non molla, e quindi sarà dura fino alla fine. Te l'aspettavi la doppietta di Diaz? Ci speravo, almeno in un gol, ne ha fatti due, meglio così. Dà fiducia sia alla squadra che a lui stesso. Stefano Mazzei, ovviamente per il Tagliacozzo questa non era la partita da vincere. No, come l'andata, l'avevamo detto, non era la partita da vincere, però rispetto all'andata, perlomeno per il fatto che riguarda il Sulmona, abbiamo tenuto più campo rispetto all'andata. Ecco, quindi miglioramenti ci sono stati rispetto all'andata, come ha detto, e la classifica lo dimostra, quindi la strada per la salvezza è ancora difficile, però il Tagliacozzo darà il massimo sino al termine per il raggiungimento di questo obiettivo. Vabbè, sicuramente è quello, perché le altre squadre comunque non è che sono più attrezzate della nostra, quindi ce la giocheremo tutte, compresa, secondo me, dopo i risultati di oggi, rientrano dentro pure la Midernina, che sta a 4 punti da noi, quindi ce la giochiamo con tutti. Questa sicuramente, con questa e con la stessa Montorio, sono le partite che abbiamo detto che magari abbiamo poche chance di fare il risultato, ma con le altre, come abbiamo dimostrato all'andata, anche le partite abbiamo perso con la stessa Trasacco, 2-1 di misura all'ultimo, 2-1 con la Midernina, quindi ce la siamo giocata con tutti. Oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, direi, perché i primi due gol erano nati su palle da fermo, secondo me. Poi è normale, la caratura tecnica del Sulmona esce fuori, e quindi è giusto che sia così. Quindi soddisfatto del rendimento dei suoi ragazzi, che si stanno impegnando molto, quindi è soddisfatto il proprio mister? Sono soddisfatto, perché noi il secondo tempo abbiamo giocato tra il centrale 2001, il terzino 2001, l'altro esterno basso 2002, esterno alto 2002, il centrocampista, i due centrocampisti 2002, quindi penso che siamo soddisfatti. Ripeto, questa è una squadra che sicuramente se farà... se si salverà quest'anno, staltranno potrà far bene con qualsiasi allenatore che c'è, perché ha le qualità per giocarsela. Per quanto riguarda la lotta al vertice, chi vede meglio Stefano Mazzei, Sulmona o Montorio? Beh, le partite che ho visto, quella che ho visto io, sia di Sulmona all'andata e oggi, Sulmona ci ha impressionato, ma come ci ha impressionato il Montorio, perché noi pure col Montorio poi presimo, se non sbaglio, 8 gol, quindi come faccio a dire? Certo, se Montorio, mi hanno detto, gioca in quel campo, forse sicuramente anche le squadre che, come le nostre, dovranno cercare di fare la battaglia, saranno avvantaggiate. Secondo me può perdere qualche punto il Montorio rispetto al Sulmona, soprattutto in casa, quindi forse un piccolo vantaggio con la classifica, che Sulmona rimane davanti, e queste situazioni, secondo me Sulmona qualche possibilità in più ce l'ha per vincere il campionato.